Martina, stiamo partendo! Eccoci qui, buongiorno a tutti! Ciao, piove! Allora, no, sono le 4 quasi. Adesso siamo in centro. Dobbiamo fare una cosa importantissima prima. Poi credo che ci faremo un giro e poi andiamo a Porta Nuova a prendere il treno alle 7:30. E poi. Ci vediamo tra poco! Eccoci al nostro primo step a Porta Nuova. Aspettiamo il nostro trenino e prima siamo stati nel luogo di perdizione per eccellenza di tutti i viaggiatori, ovvero la Feltrinelli! La Feltrinelli che ha tutta la parete con le guide di viaggio. Noi cercavamo la nostra e non c'era. Che buca, adesso non c'è nessuno. Sono le 7:20, io ho già fame. Più che altro siamo davanti al Mac e non mangiamo. Siamo al secondo step. Abbiamo dormito un'ora sul treno. Io ho dormito un'ora sul treno. Mezz'oretta. Non ce l'ho fatta. Adesso andiamo a Bergamo. Che bello! Milano centrale Bergamo. E cerchiamo di andare a dormire da qualche parte fino alle 6. Sono le 9:15. Oddio, quante ore ci aspettano, raga. Come temevo, i bomboloni della colazione non sono arrivati alla colazione. Sono le 2:25. Volevamo dormire, ma non c'è stato verso. E più che altro, sì, infatti, non c'è il sonno proprio, non c'è. E quindi alle 3:15 apre il gate e andiamo. Quindi penso che passerò l'intero volo non a pregare, ma a dormire. Basta. Ci siamo rotti le palle di stare lì. Comunque sono le 3. Alle 3:30 hanno ritardato di mezz'ora, apriranno i gate, che così possiamo andarcene dall'altra parte. Basta. Stiamo occupando il tempo come i vecchietti, avanti e indietro. Non abbiamo ancora trovato l'inizio del B. Noi siamo B18. Forse ci siamo. Io sono qua. C'è una scala, forse ci siamo. Ok, comunque sono le quasi le 4. Aggiornamento orario, sono le 5:20, siamo al gate e niente, stiamo aspettando, non abbiamo dormito un cazzo. È partito l'inno e non capiamo perché. Che schifo, cos'è? Che alle 6 del mattino lo mettono. Non ha un senso, non ha un senso tutto ciò. Luca. Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in un nostro nuovissimo video in diretta da Bucarest. Sì, siamo nel nostro appartamento dopo un pomeriggio veramente provante. Siamo entrati in un coma farmacologico prepotente. Siamo al 7° piano di un palazzo e adesso partirà long tour. Vi faccio un po' vedere, questa è la bedroom, living room, qualsiasi cosa. Un letto molto sobrio, cucina molto molto piccola, funzionale, il frigo qui dentro e il bagno. Quella doccia non mi rassicura molto, credo che non la useremo tantissimo. E questa è la nostra casetta, speriamo che vi piaccia. Oggi è stata però più che altro una giornata di assestamento perché siamo arrivati stanchissimi e il tempo non era dei migliori e quindi niente, poi siamo usciti, siamo andati a fare la spesa, cena e adesso credo che ce ne andremo a dormire perché domani la sveglia suona prestissimo e noi vi salutiamo, ci vediamo domani mattina, ciao, buonanotte! Allora, voi non lo sentite, ma dall'altra parte di questa parete c'è un tizio che mette tipo musica elettronica dalle 9 di questa sera e si è anche sparato Skrillex a tutto volume. Speriamo che finisca perché altrimenti partirò con i pugni sul muro. Buonanotte. Nel caso ve lo steste chiedendo, no, non ha smesso.